Buona domenica a tutti e benvenuti in questa 18ª Domenica del Tempo Ordinario. Proseguiamo la lettura del capitolo 6 di Giovanni e in particolare giungiamo al grande discorso alla sinagoga di Cafarnao, dove è Gesù stesso a riprendere il grande segno della moltiplicazione dei pani a cui avevano assistito per approfondirne il significato. Ascoltiamo ora la parola del Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: «In verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché noi vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai». In questa domenica, la prima lettura ci offre il modo con cui Dio parla al suo popolo, ci offre uno spaccato di questo linguaggio che Dio ha per farsi comprendere. È un linguaggio concreto, un linguaggio di chi ascolta e non risponde semplicemente con delle belle promesse o dei segni, ma agisce concretamente nella vita dell'uomo. Ecco che questo brano che ascolteremo in questa domenica mostra come il segno della manna vada proprio in questa direzione. Non è una semplice risposta di Dio che si fa presente al suo popolo per dire la sua potenza, ma è il modo con cui Dio ascolta per questo popolo che è nel deserto e che rimpiange i tempi in cui si trovava in Egitto, dove aveva pane a sufficienza e poteva nutrirsi e sfamarsi ogni giorno. Una risposta a dei bisogni che sono bisogni materiali e che soddisfa un'esigenza, potremmo dire, il desiderio dell'uomo di sfamarsi tutti i giorni. Ma nel suo discorso Gesù vuole condurre i giudei che lo stanno ascoltando a andare oltre. Un andare oltre ripartendo da questo segno, un segno importante che ha visto nella sproporzione con cui si è compiuto la manifestazione di Dio. Ecco che l'invito che pone a questi giudei che chiedono un segno per comprendere chi sia Gesù, Gesù vuole mostrare loro come il segno, la sua presenza, il suo essere tra di loro, sia questo il grande gesto che deve essere colto. Questa parola, questo essere presente di Dio in mezzo a loro, che si fa pane, che si fa strumento per comprendere e riflettere ciò che Dio opera nella nostra vita. Un modo non per sentirsi soddisfatti nei nostri bisogni, ma il modo con cui Dio continuamente ci parla e ci vuole condurre a sé.
Gesù diventa pane. Ecco che per noi questa parola, che abbiamo magari pronunciato tante volte, ha bisogno di essere decantata, di meditata, compresa fino in fondo. Cosa significa farsi pane nella mia vita? Cosa significa nutrirsi di Dio? Beh, innanzitutto potremmo dire significa uscire dal proprio egoismo. Perché questo? Perché quando siamo centrati su noi stessi, su ciò che vogliamo essere, su ciò che desideriamo realizzare, ecco che il rischio che perdiamo di vista la relazione col Padre. Perdiamo di vista la relazione con gli altri, perdiamo di vista il nostro essere in comunione agli altri. Ed ecco che questo nostro pensiero diventa autocentrante, diventa un qualcosa che mette in evidenza solo i nostri desideri, il nostro porre al centro ciò che, di cui abbiamo bisogno. E la ricerca del Padre non è più la ricerca di chi ci può portare a quello che Gesù chiama la vita eterna, ovvero la vita piena, quella vita che ci introduce in quella relazione d'amore tra padre e figlio. Una vita nuova, potremmo dire, che va al di là di quella vita che conosciamo. Ecco che questo essere autocentrati su noi stessi rischia di cercare un Dio che soddisfi i nostri bisogni. Così come era accaduto al popolo di Israele, che pensando ai tempi con nostalgia, a ciò che viveva in Egitto, chiede a Dio il pane, cioè di sfamare quella fame di cibo che è legata al fatto che si trovano nel deserto e quindi non trovano cibo per sfamarsi. Un essere concentrati su se stessi e un rispondere ai propri bisogni che è molto vivo ancora oggi, potremmo dire. Una società, la nostra, che pone al centro delle nostre esistenze l'affermazione del sé. Pensiamo come nella politica, nella cultura, nello sport ci sia sempre questa enfatizzazione del soggetto, questo porre l'uomo quasi onnipotente al centro dell'azione. Un essere presente che è sempre un po' mettersi in mostra, attirare l'attenzione di tutti e che rischia di trasformare l'uomo in Dio e di far perdere all'uomo quella capacità di relazionarsi con Dio. Gesù richiama i giudei a una relazione vera, una relazione piena col Padre, una relazione che permetta loro di riconquistare quella dimensione di comunione col Padre, che significa innanzitutto ripartire dall'ascolto, da rimettersi in ascolto di quelle parole, di quella parola che Gesù porta a loro, e di riconoscere in Gesù quel pane vero, cioè quella capacità di saper leggere, saper comprendere la propria vita innanzitutto attraverso la figura di Gesù. Quanto è difficile fare questo, perché significa fare un passo indietro, osservare, ascoltare, mettersi in relazione alla parola di Dio per cercare di dare un volto nuovo alla nostra esistenza. In un mondo dove spesso la frenesia dei tempi, la necessità, le scadenze, i ritmi che viviamo non ci permettono di andare oltre al pensiero imminente di ciò che dobbiamo fare nel brevissimo. Un tempo che dobbiamo riguadagnare, un tempo, quello della preghiera, quello della relazione con Dio, della relazione con gli altri, che ci deve nutrire nel nostro essere uomini capaci di relazioni, capaci di condivisione, capaci di mettere in comune ciò che nel poco e nel piccolo Dio ci ha dato. Ecco che allora il segno della moltiplicazione dei pani diventa un segno ancora più importante, più eclatante. Questo ragazzo che dà quei 5 pani, 2 pesci che ha a disposizione e che, da cui parte il grande miracolo e con cui viene sfamato tutto il popolo. Ecco che attraverso questa capacità di recuperare il rapporto con Dio, di affidarsi a Lui, di credere e di affidarsi nella fede alla Sua parola, ci permette di andare oltre noi stessi. Una sproporzione che ci permette di cogliere la grandezza di Dio. Ed è bello vedere in questo la possibilità di riconquistare nelle relazioni comunitarie una dimensione umana diversa da quella
egoistica che pone al centro solo noi stessi, del tutto intorno a noi, che viviamo e viene un po' osannata un po' su tutti i media. Molto interessante in questo senso è un piccolo saggio di Pierangelo Sequeri, La cruna dell'ego, che proprio riflette su questi temi, centrato su questa dimensione attuale della cura dell'io, dell'egocentrismo potremmo dire, di questo uomo che pone al centro della domanda del chi sono io, mostra come a questa domanda l'uomo non riesce a rispondere, non riesce ad andare oltre ciò che può immaginare e quindi non riesce a cogliere il mistero della sua vita. L'invito che a conclusione di questo saggio, come apertura alla meditazione a cui tutti noi siamo invitati, è a trasformare questa domanda, al porci nella condizione del per chi sono io. Questa dimensione di un riconoscere nella nostra vita questa azione di Dio che viene con la sua parola a illuminare la mia vita, a dargli senso, a aumentarne il significato, ad aprire i nostri occhi di fronte a ciò che Dio ci mostra, ciò che Dio ci ha dato, e far sì che questo riconoscere i doni che Dio fa nella nostra vita ci aiuti a imparare a camminare nella capacità di donarsi agli altri. Questo mondo che è segnato non dallo stare centrato su me stesso, ma nella capacità di relazionarsi e di mettersi in comunione con gli altri. In una capacità di entrare in quella relazione d'amore unica che Dio ci mostra come relazione tra il padre e il figlio e a cui tutti noi possiamo accedere quando siamo veramente in piena comunione con Lui. Buona domenica a tutti. Thank you.